Posso anticipare questo pensiero, mettiamola così. Quello che noi pensiamo è realmente un nostro pensiero o è un pensiero indotto da qualcuno che sta più in alto attraverso dei meccanismi di ingegneria sociale? Punto di domanda. Io questa domanda me la pongo nel libro e cerco di dare delle risposte. Ero partito dall'idea di voler parlare della sovranità popolare. In pratica, non siamo un popolo sovrano, anche se l'articolo 1, cioè il primo articolo della nostra Costituzione, recita che la sovranità appartiene al popolo. Sappiamo bene che, no, che non è così, perché non la possiamo esercitare. Perché? Perché è una sovranità apparente. Per quanto mi riguarda, un popolo per essere realmente sovrano dovrebbe avere almeno queste quattro sovranità fondamentali. E io in primis mettevo la sovranità culturale, sovranità culturale perché il sapere è alla base di tutto. Il sapere poi rappresenta lo spirito, rappresenta l'anima, rappresenta una cosa eterea. Anche Gesù Cristo disse: la verità vi renderà liberi, quindi attraverso il sapere, la conoscenza. La seconda sovranità fondamentale che rappresenta il corpo, il nostro corpo fisico, è la sovranità monetaria. Fondamentale pure questa. Senza sovranità monetaria non andremo da nessuna parte. Saremo sempre un popolo indebitato, costretti a chiedere denaro a dei banchieri privati che si sono, diciamo, presi questo diritto di creare moneta dal nulla e prestarla indebitando i popoli. In effetti sono due modi per conquistare una nazione, una attraverso le guerre e l'altra attraverso il debito. Il debito è sicuramente un sistema molto più subdolo e difficile da concepire. Partendo dalla prima, dobbiamo comprendere una cosa. Sono anni e anni che divulghiamo informazioni sul signoraggio bancario. Molto difficile da capire quando si hanno dei preconcetti. Tant'è che anche Auriti diceva che per comprendere il signoraggio bancario bisogna avere la mente del bambino, cioè bisogna avere una mente pura, puri di cuore. Il problema monetario, prima che essere un problema economico, diciamo che prende tutta la società e prende tutti noi in tutte le sfaccettature, dall'economia nazionale all'economia urbana, all'economia familiare, quando si vanno a pagare le bollette, per dire, o si vanno a pagare le tasse. Il problema monetario, prima che essere monetario economico, è giuridico, come ci ha insegnato Auriti. Siamo in presenza di un vuoto giuridico. In presenza di questo vuoto giuridico, i furbetti, il grasso banchiere, se lo sono accaparrato, anche con la complicità di molti politici che, a nostra insaputa, hanno ceduto loro la padronanza di poter emettere moneta e prestarla a noi. L'ulteriore fase, però, prima del problema, del diritto, ce n'è un'altra ancora, che il problema è culturale, un indottrinamento culturale nel non venire, nel non metterci a conoscenza di che cos'è o che cosa sia realmente la moneta. Quindi millenni di storia su questa truffa, perché in che cos'è il signoraggio bancario sono partito addirittura dal Vecchio Testamento. Naturalmente l'economia moderna e monetaria nasce, se vogliamo, il nuovo sistema debito con, come ci ha insegnato, ripeto, anche in questo caso Auriti, nasce con la Banca d'Inghilterra, 1694, fino ad arrivare ad oggi. Non c'è più copertura aurea e non c'è niente. Con l'indottrinamento culturale ci hanno fatto credere che siamo indebitati. Ci hanno fatto credere che culturalmente dobbiamo essere indebitati, anche
anche questa è una grande falsità. E anche lì andiamo a capire i sistemi di plagio mentali che utilizzano nei nostri confronti. Vi ricordo le trasmissioni che hanno fatto ad esempio negli ultimi anni. Quante volte avete visto quel mega schermo in TV che ci diceva il debito pubblico che scattava ogni secondo? Ma in realtà questo è un indottrinamento culturale. Farci credere di essere indebitati attraverso un'emissione monetaria a debito. Non si può pagare un debito pubblico con ulteriore moneta emessa a debito. Tutti i popoli del mondo sono tutti letteralmente indebitati. Anche le più grosse economie del pianeta, tipo gli Stati Uniti d'America, di pari passo hanno il più grosso debito pubblico del mondo. Quindi ci hanno fatto credere che siamo poveri e indebitati. Ho voluto riportare un po' dei convegni che portavo in giro per l'Italia. Da questi convegni mi era nata una frase: i padroni del denaro attraverso la moneta debito ci hanno rubato il tempo, e rubandoci il tempo ci hanno rubato la vita. Voi immaginate di essere come dei criceti in una ruota che lavorate, 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 correte, correte, correte per reperire denaro, che questo denaro serve a pagare delle tasse, che queste tasse devono servire a coprire quegli interessi generati da quel mega debito pubblico che ci hanno fatto credere. Quindi dobbiamo lavorare almeno 6-7 mesi con una tassazione minima al 70% per recuperare questo denaro, che non tornerà nell'economia reale ma andrà ad ingrassare il grasso banchiere. Cosa hanno fatto? Mi hanno rubato il tempo. Naturalmente, per dare valore alla moneta, oltre al lavoro, che è importante, ai beni che noi andiamo a generare, come ci ha insegnato Auriti, non ci sarebbe ricchezza in un mondo di morti. Al che la moneta è semplicemente lo specchio della vera ricchezza, che risiede in primis nella vita. Faccio sempre l'esempio: immaginate il pianeta Venere, una palla infuocata che gira attorno al Sole, non c'è vita, non c'è ricchezza. Quindi questa moneta rappresenta i beni che noi andiamo successivamente a generare e a creare. La moneta è uno specchio, non dobbiamo farlo diventare l'elemento. La moneta, come dico sempre, duplica il valore di una nazione. Quindi se da una parte abbiamo i beni reali, questo libro che io ho scritto e ho generato col mio sapere, col mio impegno, da una parte ci deve essere il libro, dall'altra parte ci dovrà essere questo pezzo di carta che lo rappresenta. Questo pezzo di carta, se è messo a credito da uno Stato sovrano per conto del popolo sovrano e di proprietà del portatore, avremo la duplicazione del valore. Se quel pezzo di carta lo emette una banca centrale privata di cui è proprietario di quel pezzo di carta, mi ha espropriato del mio bene, perché quel pezzo di carta è rappresentativo di questo bene. Quindi, oltre ad essere indebitato, sono anche espropriato del bene, e in più gli dovrò pagare gli interessi. Un governatore di una banca centrale a stampare moneta su un'isola deserta, il valore non nasce, perché manca la collettività che l'accetta. Però tengo a ribadire una cosa e sottolineo sempre: ma anche se c'è Cosimo Massaro in un'isola deserta a stampare moneta, quel valore non nasce perché manca la collettività. Quindi con questo che cosa voglio dire? Che alla moneta, che rappresenta come uno specchio i beni reali, ci devono essere realmente questi beni di riferimento che noi abbiamo generato, e ci deve essere la vita, quindi la vita di un bambino, la vita di un adulto e la vita di qualcuno che produce. Anche un bambino appena nato, che momentaneamente non produce niente, ma col fatto stesso di essere vivo è in grado di generare ricchezza con le sue esigenze, perché magari nasceranno delle fabbriche che creeranno dei beni che servono per essere messa a disposizione per questo nuovo bambino. Quindi la moneta come specchio, ma non deve diventare la realtà come ci hanno fatto credere oggi. La moneta deve rispecchiare quella che è la vera ricchezza, perché se noi diciamo che la moneta è la vera ricchezza, è come dire che l'immagine riflessa nello specchio, la mia immagine riflessa nello specchio, è la realtà e io sono falso. Invece no, l'immagine riflessa è solo ciò che riflette della realtà.
Io sono la realtà, noi siamo la realtà. La moneta si può creare, la creiamo anche noi, dovremmo crearla noi in quanto Stato sovrano, una moneta nel giusto livello, a giusto livello, che rappresenti gli scambi e i beni che noi abbiamo da scambiare e quindi il numero di abitanti. Molto importante questo da tenere sempre presente. Vi accenno un po' ai titoli per dare un'idea per chi non ha avuto modo di leggerlo, il libro. E parto con il primo capitolo, con la rana bollita. Sapete tutti la storiella della rana bollita. In pratica, se metti una rana in una pentola bollente, la rana immediatamente salta fuori. Ma se tu metti una rana in una pentola con acqua fredda e accendi sotto il fuoco lento, molto lento, la rana all'inizio incomincerà a piacergli l'acqua tiepida, poi diventerà sempre un po' più calda e poi non avrà più la forza di uscire fuori quando l'acqua oramai è arrivata a ebollizione, non avrà più le forze. Questo che cosa rappresenta? Rappresenta il fatto che quando chi sta all'apice e vuol portare dei cambiamenti all'interno di una società, li deve portare con dei cambiamenti lenti, lentissimi, quasi impercettibili, che a lungo andare non devono essere quasi compresi, fino ad arrivare a un certo punto che non si può tornare più indietro. Le 10 regole della manipolazione mediatica di Chomsky, che vi invito poi ad approfondire e troverete magari nel libro, la finestra di Overton, drammaticamente vera. Le parti sostanziali di questa finestra si muovono, sono 6. Si parte con l'impensabile, un qualsiasi cosa all'inizio è impensabile, non se ne può proprio parlare, è vietato. Seconda fase radicale, vietato ma con qualche riserva, cioè qualche professore incomincia a parlare di questa tematica, magari accettabile, l'opinione pubblica sta cambiando un po' idea, incomincia a diventare sensata la cosa, ulteriormente passaggio diffusa, se ne incomincia a parlare nei social, nei mass media, diventa una tematica di diffusione di massa. E poi bisogna legiferare per legalizzare questa nuova idea, che magari 30 anni prima era proprio impensabile. Come esempio, nella finestra di Overton ho voluto riportare la cultura gender. Io ora non approfondirò questa tematica, perché naturalmente deve avere un suo processo culturale. Vi dico solamente che parlando di cultura gender non significa essere omofobi, assolutamente. Non c'entra nulla la cultura gender con l'omosessualità pure, ma veramente una tematica caldissima dei nostri giorni, che è arrivata a un livello di attualità disarmante, quando c'è un'imposizione dall'alto nel voler far credere che non esistono più uomini o donne, o che la sessualità è semplicemente una questione culturale. I bambini, se sono maschi, non si possono considerare maschi, o se sono femmine non li si può considerare femmine, ma perché la sessualità, secondo questa cultura nata intorno agli anni 60, semplicemente è una questione culturale. George Orwell, 1984. Se noi parliamo di immigrazione, se noi parliamo di cultura gender, sei etichettato omofobo, se parli di immigrazione sei etichettato come razzista, xenofobo. Assolutamente no, rifiuto e rifiutiamo tutte queste etichette, perché sono tematiche che devono essere semplicemente sviscerate e dobbiamo capire realmente dove stanno i problemi. Naturalmente non parlerò di tutto quello che ne ho accennato nel libro, ma l'immigrazione oramai è una questione palese, che è un'immigrazione sovvenzionata e pagata. Teniamo presente che una vera immigrazione è quando è gestita. Poi noi siamo stati un popolo di migranti pure, già nata l'immigrazione con il regno delle due Sicilie, quando è stato conquistato dal nord, dai Savoia, se no prima non avevamo immigrazione. Ma ogni immigrazione è stata concordata con gli stati dove i nostri meridionali o i nostri italiani tutti andavano negli altri paesi. In quel caso, con il cambio dei termini, non possiamo chiamarla immigrazione o immigrazione, ma bensì la dobbiamo chiamare con il suo giusto termine, clandestinità. Sappiamo bene che dietro questo si muove tutta
una forza che vuole questa destrutturazione della, diciamo, della società. Dichiarazione di Bonino che ho riportato qui nel libro: per le generazioni future, per far sì che ci paghino le pensioni, avremo bisogno di 50 milioni di immigrati, perché siamo un popolo che non fa più figli. E al che la soluzione loro, problema, reazione, soluzione: importiamo 50 milioni, noi siamo 60 milioni, vorrà dire che degli italiani non rimarrà più nulla, ci sarà una vera e propria sostituzione etnica. La soluzione in realtà qual è? Incentiviamo le nascite, sovvenzioniamo la cultura della famiglia, facciamo mettere al mondo più figli. Queste sono le soluzioni. Facciamo in modo che chi ha lavorato 30 anni dopo una vita di lavoro se ne vada beatamente in pensione. E come possiamo fare tutto questo? Riprendendoci la sovranità monetaria, ritorniamo sempre lì. Se non usciamo momentaneamente dall'euro, almeno incominciamo a coniare una moneta interna. Facciamo ripartire immediatamente l'economia interna. Stiamo svendendo e abbiamo svenduto tutto, tutto ciò del genio italico, dalle multinazionali nostre, dagli asset strategici, dalle piccole e medie aziende che oramai stanno diventando tutte di proprietà estera. Vi ricordate il lavaggio del cervello che ci hanno sempre fatto nel dire: dobbiamo attirare gli investimenti stranieri, dobbiamo incentivare i capitali dall'estero a investire in Italia. Cari signori, ascoltatori, ascoltatrici, cosa significa questo? Che effettivamente stiamo invitando a investire in Italia e a vendere tutto ciò che è di italiano. Vengono, acquistano le aziende, apprendono come si fanno le cose, il genio italico, dopo 2-3 anni smantellano, prendono il nome della nostra azienda mitica italiana, del nostro Made in Italy, e portano nelle loro patrie. L'ultima Pernigotti portata in Turchia, ma ne possiamo nominare tantissime, e non ci sta rimanendo più nulla. Tutti i primati del regno di Napoli, il regno delle due Sicilie, dal 1735 fino a che non fu conquistato. Quindi quel discorso sempre, no, di far passare il regno delle due Sicilie come un regno degradato, ho dovuto e ho voluto dare onore a quel territorio che è stato memore e orgoglio di tantissimi, ma tantissimi primati. E qui vi cito un'altra cosa, parlando della neolingua, riagganciandomi al discorso che dicevo prima del 1984 di Orwell, per dire il termine borbonico, che volgarmente viene definito come una cosa degradata, non funzionale, nulla di più falso. Quando la storia viene scritta sempre dai vincitori, anche lì, a livello di cultura mediatica e cultura ufficiale, il termine neoborbonico passato in questo modo non è corretto, perché il regno delle Sicilie, il regno borbonico, aveva raggiunto primati non raggiunte da tantissime altri stati, chiaro? Quindi anche lì dobbiamo rivedere quando ci etichettano, quando etichettano le cose come vogliono loro. Parli di immigrazione? Fascista? No, non sono un fascista, assolutamente. Sono più per la democrazia integrale, come diceva Auriti, anche se nel fascismo ci sono state cose buone e anche cose meno buone, come attualmente oggi stiamo vivendo in questa falsa democrazia, che non è per nulla una democrazia, a mio parere, ok? È una dittatura subliminale, cosa molto diversa, ancora più pericolosa di una dittatura vera, perché almeno un dittatore tu lo vedi, se poi è vero dittatore, lo vedi. Oggi non riusciamo a capire più chi sta al di sopra delle oligarchie, perché sono nascosti dietro i consigli di amministrazione delle varie banche centrali, dei vari potentati, delle agenzie di rating, del mercato, del dio mercato. Chi è questa elite? Non si sa di preciso chi sono. Più o meno sappiamo tutti questi nomi, rossi che girano sempre. Però nell'immaginario collettivo non esistono. Il comunismo, Davide Morrone dice,
per molti assume il significato di una specie di comproprietà. Perfetto, Davide, hai messo di nuovo il dito in una cosa. Comunismo non era in effetti proprietà, ma bensì lo Stato era proprietario dei beni che poi distribuiva in quota parte come polli in batteria alle popolazioni. Al che diventare veri proprietari significa che uno deve avere principalmente la facoltà di scegliere dei beni che deve comprare, quindi la proprietà della moneta, e sceglie lui che cosa prendere. Quindi, come ci viene citato anche nel Padre Nostro, dacci il nostro pane quotidiano, che diceva sempre Uriti. Ma ci spetta di diritto questo pane quotidiano, non ci deve essere dato come polli in batteria nella stia e quindi dato con qualcuno che diventa padrone del popolo, perché lo Stato non deve essere quello Stato che domina sul popolo, ma lo Stato deve essere rappresentativo, che rappresenta una società organica. Lo Stato in pratica è il popolo, lo Stato è la società. Quindi questo Stato, fantasma giuridico, non va bene. Ecco la grandezza di Auriti in questa cosa. Ecco perché voleva la proprietà di popolo al portatore, cioè la della moneta, la proprietà di popolo, cioè proprietà del portatore. Perché nemmeno un fantasma giuridico che potesse essere uno Stato si deve appropriare di quel bene che spetta di diritto a chi ce l'ha in tasca. Perché Auriti provocatoriamente diceva: la moneta la può stampare pure una banca privata. Non mi interessa che la stampi una banca privata, l'importante è che si paghi solamente del costo di produzione della banconota, che poteva fare anche un tipografo. Non si deve accaparrare del valore monetario, che quel valore è un valore, essendo un ottimista inguaribile. Tutta la terza parte è focalizzata sulle soluzioni. È inutile parlare delle cose che non vanno se poi non diamo con molto ottimismo. Parlo di queste soluzioni, i capitoli sono questi: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo per me sarebbe il cuore del messaggio cristiano. Ama il prossimo tuo come te stesso. Noi tutti stiamo facendo qualcosa per il prossimo, tutti noi, anche qui che siamo stasera, ci stiamo impegnando, è già una grandissima cosa. Però questo non significa che dobbiamo annullare noi stessi, sacrificarci. E tanto è corretto questo, quanto è corretto pure non essere troppo egoisti e annullare il prossimo. Quindi quel perfetto equilibrio tra l'ego, quindi egoismo, e altruismo. Ama il tuo prossimo come te stesso, perché se io lavoro solo per me e annullo la società non va bene, divento troppo egoista e vedrò solamente al mio orticello. Quindi tutti noi facciamo quella giusta battaglia, anche che quando siamo impegnati nel sociale, se annulliamo le priorità che abbiamo noi vicine, sia personali che familiari, non ci comporteremo bene e mancheranno le forze poi per riuscire a affrontare la battaglia. Sfruttiamo la forza dell'avversario. Beh, qui vi racconto un aneddoto, l'ho raccontato spesso, quindi capiamo un pochettino a che cosa mi riferisco. Qua mi riferisco un po' alla cultura marziale che c'ho. Sfruttare la forza dell'avversario è una, viene definita la legge dell'aikido, la legge della cedevolezza. E cosa accade con la legge della cedevolezza? Non bisogna mai contrapporsi all'avversario in maniera irruente e forte, ma bensì in maniera parallela. Se l'avversario tira un pugno, cosa dobbiamo fare noi? Giriamo, prendiamo il suo pugno, la sua forza, e con la nostra forza centrifuga lo facciamo volare. Quindi abbiamo impresso alla sua forza, l'abbiamo accelerata con la nostra e l'abbiamo fatto cedere. Forza della cedevolezza. E qui vi voglio raccontare un aneddoto che mi fa molto piacere raccontarlo, e ve lo racconto perché da questa idea è nato, si vede, vediamo un pochettino, riuscite a vederlo? La moneta di Satana, il mio primo romanzo. Quando ho consapevolizzato il problema che c'era dietro le missioni monetarie, come dice Auriti, mi sono incazzato. Perché se non ti incazzi vuol dire che non l'hai capito il problema. Come lui racconta ad esempio in un suo famoso video di Auriti, quando arrivò un suo allievo ad un esame, una sessione di esame, disse: ma tu, il professore gli chiese, ma tu quando hai scoperto tutto questo che c'è dietro la moneta, ti sei incazzato?
L'allievo gli disse: ma professor, no, non è che mi sono proprio incazzato così. L'ho bocciato, disse Auriti, perché se non ti sei incazzato vuol dire che non hai capito niente, giustamente, perché non puoi non incazzarti nel momento in cui consapevolizzi quello che c'è dietro l'emissione monetaria. E che cosa accade? Da qui mi è nata la voglia e il desiderio di fare qualcosa, di mettere azione per cercare di far capire a più persone quello che stava accadendo. È come quando uno sta ai piedi di una montagna, vede cadere una valanga che non se ne sono accorte, va in mezzo a tutti questi e incomincia a gridare: scappate, scappate, perché sta arrivando una valanga. Cioè, questo è il primo istinto che deve avere un uomo, anche di socialità, per far comprendere quello che accade. Bene, però non significa che uno deve vivere incazzato poi, perché il male, come dico, è penetra dentro dall'altro come sentimento, e se un uomo vive tutti i giorni incazzato, che può essere incazzato col vicino, con un parente, con un amico, e si riporta il male dentro, come minimo gli verrà un'ulcera, se non un cancro, se non peggio, si ammalerà. Quindi che cosa significa questo? Che da lì dobbiamo in maniera alchemica trasformare questa energia negativa, l'ho trasformata nell'idea di scrivere un romanzo, che è un atto propositivo, è un atto creativo. Un romanzo è una forma d'arte, e ho voluto contrappormi nei confronti del banchiere usuraio con un romanzo. Da quel romanzo ho incominciato a divulgare a sempre più persone. Tutti voi sapete l'impegno che metto in tanti anni di divulgazione in giro per l'Italia, con tantissime conferenze, magari anche poco registrate, poco messe su YouTube. Sono stato tra quelli che forse ne ha fatte tantissime, e magari non sono stato dietro a registrarle tutte. Va bene, ho avuto e ho preferito avere il rapporto diretto, e quindi da lì mi ha permesso di diventare anche scrittore. Non ero uno scrittore prima. Oggi sto alla mia quinta pubblicazione, e con onore, con orgoglio, e grazie a tutti i vostri messaggi di sostegno, perché io dico sempre che il mio impegno sarebbe vano senza il vostro sostegno, e lo confermo questo, perché la forza me la date voi a continuare, anche se a volte, come tutti noi, oggi parlavo con il caro amico Fabio Maggiore, veramente facciamo una fatica enorme, però lo facciamo con molta passione, facciamo. La passione e la forza della verità ci sostengono, e anche voi. E allora oggi sono arrivato alla quinta pubblicazione, Attacco alla civiltà cristiana. Però tutto questo lo possiamo fare solo se diventiamo consapevoli di quello che ci accade attorno. Ognuno di noi può trasformare alchemicamente quello che gli accade. Quindi forza della cedevolezza e l'energia negativa del banchiere, con questo è stata trasformata in energia positiva. Popolo e sovranità, parlo di tutte quelle sovranità che vi poi ho accennato all'inizio. Una moneta funzionale alla cultura della vita e non della morte. Chiaro? Il diritto alla morte, il diritto all'eutanasia, il diritto all'aborto, non lo so. Sono tante cose che devono essere meditate e pensate. Italia, paese ricchissimo ma ridotto in povertà. Noi siamo un paese ricchissimo. Ci hanno fatto credere che siamo poveri col lavaggio del cervello, indottrinandoci culturalmente, facendoci credere che siamo pure, voglio dire, indebitati. Ma in realtà abbiamo una ricchezza spropositata. Ritornando al discorso di prima, cosa che cito sempre in conferenza e nei convegni e alle presentazioni in genere: l'Italia non è un paese collocato nel deserto del Sahara, che ha 3 cammelli, 4 palme e un laghetto. Tu puoi stampare tutta la moneta che vuoi e lì non nascerebbe ricchezza. Ma l'Italia è collocata nel centro del Mediterraneo, una fascia equatoriale perfetta. A livello di biodiversità siamo ricchissimi, a livello di storia, cultura siamo ultra ricchi. È chiaro? Siamo un popolo di uomini che hanno saputo fare tantissime cose. Ingegneri, architetti, poeti.
ma i beni che abbiamo generato in questi anni, ma io cito spesso il Cristo velato nella cappella che si trova a Napoli, una cosa stupefacente, l'arte, quello che creiamo. Ma ragazzi, ma voi ritenete che noi siamo poveri? Noi dobbiamo semplicemente monetizzare tutta la ricchezza che abbiamo, chiaro? Quindi ci hanno voluto far credere che siamo poveri. Culturalmente ci stanno facendo credere che siamo poveri. Ci stanno indottrinando a far credere che siamo poveri e indebitati. No, non è così. Creazione e circolazione della massa monetaria, quindi parlo di queste cose come soluzione. Un mondo unito dalla complementarietà e dalla cooperazione. Il mondo, io pur essendo un agonista e capisco l'importanza dell'agonismo che ti stimola a crescere, ma io insegno sempre ai miei ragazzi, mirare a vincere un incontro su un ring o una gara, alla fine è bello, dobbiamo mirare a vincere, ma fondamentalmente tutto quello che noi facciamo deve servire principalmente a crescere noi su delle basi sane, a crescere le nostre potenzialità umane, perché come qualsiasi atleta o agonista che ha fondato tutta la sua certezza sui risultati agonistici, nel momento in cui non vincerà più, perché fisiologicamente è naturalissimo che qualsiasi agonista non potrà essere un campione in eterno, quel campione subirà delle forti crisi emotive e magari tenterà strade anche sbagliate, come è successo a tantissimi. Ma la società, secondo me, deve basarsi più sulla cooperazione e la complementarietà. Quindi uomini e donne non stanno in contrapposizione, non devono mettersi in contrapposizione, ma sono tutte e due nella stessa misura complementari e tutte e due hanno un enorme impatto. Quindi noi dobbiamo lavorare con la cooperazione e con la complementarietà principalmente. Come liberarci dalla schiavitù del lavoro? Ma la schiavitù del lavoro è indotta dalla moneta debito e dal rincorrere i debiti. Se noi avessimo una sovranità monetaria data che arriverà attraverso il sapere principalmente, ecco perché se risolveremo il problema culturale, di pari passo si risolverà il problema del vuoto giuridico e di conseguenza il problema monetario scomparirà da un momento all'altro. Quando arriveremo a questo capiremo che noi dobbiamo liberarci pure dalla schiavitù del lavoro, in quanto vita l'uomo quando viene fatto con passione e con amore. Se oggi lavoriamo 10-12 ore al giorno per reperire moneta, quello che dicevamo prima, per pagare tasse e tutto il resto, non è un lavoro che ti libera. Nella schiavitù del lavoro c'è anche il lavoro della catena di montaggio, che non è certo un lavoro che ha liberato l'uomo, ma bensì l'ha incanalato in un meccanismo di indottrinamento e di dominio. Un uomo che sa mettere solo una vite di un'automobile non saprà costruire l'automobile. Chiaro, quei lavori oggi li possiamo far fare ai robot sicuramente, no? E quindi cerchiamo di sviluppare quel lavoro creativo che sicuramente farà sviluppare l'anima dell'uomo in quel caso. E poi l'uomo in quel caso dovrà lavorare 4-5 ore al giorno, lavorerà per passione, perché di conseguenza una sovranità monetaria vera nascerà quel vero reddito di cittadinanza proposto da Uriti, che nasce da quei valori, da quel bene che è del valore convenzionale, che nasce senza lavorare, che dovrà essere distribuito alla cittadinanza tutta, indistintamente, bambini, vecchi, poi chi vuole lavorare per avere una Ferrari, una piscina, qualcosa in più, dovrà sicuramente lavorare tanto per ottenere quello. C'è chi vorrà avere solo il suo pane quotidiano e magari non fare nulla, però il diritto del suo pane quotidiano, del minimo di sussistenza, lo dovrà avere per diritto già di immigrazione, il diritto di ogni popolo, come ha detto pure Papa Ratzinger, è prima il diritto di ogni popolo quello di non emigrare e non quello di emigrare. Ogni popolo deve avere il sacrosanto diritto di vivere nella propria terra con dignità, di sfruttare le proprie ricchezze che la propria terra gli concede, di avere la propria moneta. E quindi il mio non è un discorso di fascismo o di altro, si tratta semplicemente il diritto di ogni popolo di sfruttare e cioè di vivere dignitosamente la propria terra. Poi ti vanno ad attaccare e ti dicono l'Africa è uno dei continenti più ricchi, ma non è certo, non sono certo i popoli occidentali che stanno sfruttando l'Africa, ma le multinazionali. Noi dobbiamo distinguere sempre le multinazionali, le oligarchie che sono al di sopra dei popoli,
anche occidentali, è chiaro, perché le oligarchie che stanno al di sopra hanno degli azionariati. In queste oligarchie trovi anche la finanza cattolica, trovi la finanza islamica, che magari hanno, sono in comproprietà di multinazionali che sfruttano l'Africa. Trovi la finanza anglosassone, è chiaro? Quindi sono delle oligarchie definite... California coastline, midday Texas sun, misty rain in Smoky Mountain, out here on the run. Lights of New York City, streets of Boston town, Golden Gate in San Francisco, Seattle's Puget Sound. Been a long time traveling, rolling on from town to town. Seen so many places, still don't know where I'm bound. Arizona desert, Colorado mountains, Arches out in Montana, not a hole. Red Tetons in Wyoming,